Senta, ma adesso parliamoci chiaro, esistono o no nel bilancio dello Stato 3 miliardi e 300 milioni di euro che vengono spesi per l'accoglienza e il mantenimento in territorio italiano degli stranieri che arrivano clandestini? Sì o no? Punto, perché questa è la questione. Siamo in grado di Non sono sostenere queste spese, clandestini, queste ma non è risorse? così. E non è No. questione di numeri e di No, statistiche, ma perché non è altrimenti così. si può dire, come diceva qualcuno, che tutti gli italiani mangiano un pollo e sappiamo bene che non è così. In Allora, Italia la Ma parte che arriva di clandestini che non sono neanche identificabili con gente che viene da zone di guerra minacciate è minoritaria. Questo è quello che va detto e su cui bisogna intervenire allora, seriamente. persone che arrivano da zone che non Beh, sono di Paolo, guerra. Prego, Manzione. Nulla i 3 lei. miliardi riguardano la previsione che fa il Presidente del Consiglio per i prossimi 3 anni per chiedere all'Europa una deroga alla Ma le sembra una cosa flessibilità. logica, Ma sottosegretario? assolutamente sì, è una. Spendere 3 miliardi e 300 milioni per mantenere qui le persone per 2 anni No, per no, dirgli se no, possono no, no, stare come per, no, non clandestini per mantenere. Allora, oppure se aspetti, sono no. rifugiati.